Ciao a tutti ragazzi, sono Stefano Castiello e benvenuti anche oggi in un nuovo video. Oggi voglio parlarvi nuovamente di Bitcoin Mind Tricks perché ho creato diversi video riguardo negli ultimi mesi e soprattutto tengo ad aggiornarvi perché hanno appena raggiunto quasi 9 milioni di dollari per quanto riguarda gli USDT raccolti, quindi questo è molto positivo, significa che il progetto sta riscuotendo successo. Voglio farvi anche un piccolo riassunto di cos'è Bitcoin Mind Tricks e perché è un progetto rivoluzionario. Ci sono anche tantissimi articoli online. Se cercate Bitcoin Mind Tricks su Google, vedrete che tante persone ne parlano, tante testate giornalistiche importanti come Cointelegraph, come CryptoPotero, eccetera. Quindi testate giornalistiche che sanno quello che fanno per quanto riguarda il mondo crypto. In questo video voglio parlarvi di cos'è il progetto, farvi un piccolo riassunto e quali sono le novità importanti e perché secondo me vale la pena ovviamente specularci. Prima di iniziare, ragazzi, però tengo a specificare che io non sono un consulente finanziario. Prima di investire in progetti crypto, fate le vostre ricerche perché il mondo crypto è molto volatile, quindi anche molto rischioso investirci. E io tengo a precisare che non sono un consulente, quindi faccio queste ricerche, vi porto questi progetti perché sono progetti innovativi nell'ambito crypto e quindi penso che possono essere interessanti per tutti voi. Detto questo, adesso davvero iniziamo. Bitcoin Mind Tricks fa stake e mina Bitcoin. Un Bitcoin minato nel 2013 si è apprezzato del 27.000% in 10 anni. Bitcoin Mind Tricks fornisce mining Bitcoin senza problemi per i prossimi 10 anni. Compra Bitcoin Mind Tricks oggi a soli 0.0129. Questa ovviamente è l'introduzione, non pensiamo al fatto che un Bitcoin nel 2013 si è apprezzato del 28.000%, perché quello che vuole fare Bitcoin Mind Tricks è molto interessante, perché vogliono comunque rabbattere un po' quelle che sono, diciamo, le difficoltà che il mining di Bitcoin ha, perché ovviamente, ragazzi, se non ci si trova in un paese in cui il costo dell'elettricità è basso, non ha senso minare Bitcoin, soprattutto perché ci sono diverse aziende che hanno che sfruttano ad esempio l'elettricità idroelettrica oppure sfruttano la potenza dei vulcani per minare Bitcoin. Quindi nel piccolo, diciamo, entrare in quest'ambito è molto complicato. Però, visto che diciamo c'è questo progetto, voglio parlarvene nuovamente poiché loro abbattono queste difficoltà e soprattutto anche le difficoltà che il cloud mining ha avuto in passato, poiché c'erano già tanti progetti del cloud mining in cui si poteva acquistare una piccola parte di quell'azienda, di quella forza computazionale, e si ricevevano interessi, e abbiamo visto tanti progetti anche scammare. Però in questo caso viene sfruttato lo stake to mine, che viene chiamato così in questo caso, e viene anche spiegato come funziona. Il concetto stake to mine è un'idea nuova che promette di portare il mining di Bitcoin nelle possibilità di qualsiasi trader di criptovalute per diversi motivi. Gli utenti di Bitcoin Mind Tricks hanno bisogno solo di un wallet compatibile con Ethereum come MetaMask per acquistare e mettere in staking i token Bitcoin Mind Tricks, rendendo così le cose più semplici. Lo staking di Bitcoin Mind Tricks porta a guadagnare crediti token ERC20 di Ethereum, e che devono essere bruciati in cambio del potere di cloud mining di Bitcoin. Quindi, ragazzi, in poche parole, possiamo acquistare il token, si può fare l'acquisto tramite Ether, tramite USDT oppure tramite carta. Vi consiglio di farlo tramite USDT in questo caso, oppure anche tramite Ether, però attenzione perché con la carta potrebbero esserci commissioni nascoste, commissioni più alte. E acquistiamo poi i nostri token, semplici click, basta collegare il nostro wallet e scegliere poi con cosa si vuole acquistare. Abbiamo anche BNB e Matic in questo caso, che possono avere fees più basse, poi sta a voi decidere in base a cosa è meglio per voi, ovviamente. Voglio parlarvi anche di questo articolo qui di CryptoPotato, perché qui CryptoPotato sta facendo una panoramica generale per quanto riguarda il prezzo di Bitcoin, che è sceso negli ultimi giorni di quasi 10% una settimana, ma Bitcoin Mind Tricks vede dei guadagni. Quindi, nonostante il prezzo di Bitcoin sia calato ultimamente, Bitcoin Mind Tricks continua a comunque espandersi. Abbiamo raggiunto anche una cifra importante per quanto riguarda gli USDT raccolti. Stiamo parlando di quasi 9 milioni di dollari, 8.8 milioni raccolti. Vediamo anche qui il post su Twitter, quindi non stiamo parlando di piccole cifre. Comunque, torniamo all'articolo qui su CryptoPotato, che per chi non lo sapesse, CryptoPotato è uno dei giornali che seguo di più insieme a Cointelegraph e tutti gli altri per quanto riguarda il mondo crypto, quindi è un giornale che ha valore.
Comunque, qui si parla sempre di Bitcoin Mind Tricks. Sebbene le prospettive a lungo termine di Bitcoin possono essere incerte, nuovi progetti come Bitcoin Mind Tricks offrono funzionalità innovative come Stake to Mine che potrebbero fornire un maggiore potenziale di prezzo. Poi, le approvazioni degli ETF spot potrebbero sbloccare la crescita a lungo termine nonostante il ritiro a breve termine. Anche se l'euforia iniziale intorno all'approvazione da parte della SEC degli ETF spot su Bitcoin sembra essersi attenuata, le implicazioni a lungo termine potrebbero essere significative. Già ve l'ho detto che per il breve termine comunque, ragazzi, non vediamo questa risalita perché c'è tutta la questione di Grayscale che sta vendendo tanti Bitcoin, le persone sono interessate comunque a cambiare poi ente per quanto riguarda l'acquisto dell'ETF, quindi ci vorrà tempo prima di vedere una potenziale pressione di acquisto sul prezzo di Bitcoin e le maggiori criptovalute. Però ci sono progetti comunque per quanto riguarda il mondo delle altcoins che hanno valore, che stanno comunque costruendo, perché sanno questi gli sviluppatori dietro a questi progetti che ritornerà anche un alt season, saremo di nuovo in un periodo in cui tante persone rientreranno nel mondo cripto, che adesso non sono più interessate al mondo cripto e saranno interessate a acquistare progetti del genere che hanno del valore, che hanno qualcosa di nuovo, di innovativo rispetto a progetti in passato che o sono morti o non si muovono più di tanto, ma questi sono progetti che hanno davvero tanto potenziale. Poi qui fanno anche una, diciamo, una panoramica per quanto riguarda l'halving di Bitcoin che ci sarà a breve ad aprile, quindi non si sa nello specifico il giorno preciso, però sicuramente ci sarà l'halving di Bitcoin quest'anno, il dimezzamento per quanto riguarda i Bitcoin per blocco, che si passerà quindi da 6.25 Bitcoin per blocco a 3.12 Bitcoin per blocco, e questo è importante da capire perché causerà ovviamente qualcosa di positivo ancora di più rispetto all'ETF spot su Bitcoin. Poi Bitcoin Mind Tricks mira a democratizzare il mining di Bitcoin attraverso un nuovo approccio stake to mine. Mentre Bitcoin deve affrontare difficoltà a breve termine, vengono lanciati alcuni nuovi progetti che potrebbero rimodellare il panorama delle criptovalute. Uno di questi progetti è Bitcoin Mind Tricks, che offre un protocollo stake to mine che semplifica il mining di Bitcoin, come ho detto prima. Attraverso questo protocollo chiunque può mettere in staking i propri token Bitcoin Mind Tricks per guadagnare crediti di mining. Questi crediti poi possono essere bruciati per accedere al potere del cloud mining, fornendo una strada per guadagnare in Bitcoin senza comunque avere problemi diretti per quanto riguarda i fondi, non fondi. Siamo su Ethereum per lo staking e non c'è nessuna azienda dietro che gestisce i fondi, quindi questo è positivo. Le fees sono basse, sono quasi nulle si può dire rispetto a tantissime altre aziende che offrivano questi servizi. E come scritto qui, quindi di conseguenza questo approccio elimina i rischi di pagamenti anticipati a società di cloud mining poco affidabili che in precedenza hanno portato a perdite per i minatori di cloud. Oltre al mining di Bitcoin, gli staker possono generare rendimenti del 74% all'anno sui loro token e dopo aver raccolto oltre 8.77 milioni di dollari nella sopravvendita in più fasi, Bitcoin Mind Tricks ha già dimostrato un notevole interesse per le sue funzionalità. Il buy in minimo di soli 10 dollari con acquisti accettati in Ethereum, USDT o carta di credito, quindi non mi sto dicendo, ragazzi, che bisogna investire o fare un all in nel progetto. Possiamo partire con un minimo basso, anche io ho investito una piccola cifra, ve lo dico sinceramente, tutti i progetti in cui investo, questi qui più speculativi, non vado pesante perché non ha senso, voglio differenziare, diversificare il più possibile, abbattendo il rischio il più possibile anche. Quindi se vado all-in solo su un progetto specifico non ha poi senso. Quindi qui in basso in descrizione trovate tutti i link, c'è un link affiliato, se acquistate tramite il mio link mi supportate, mi fa molto molto piacere. E ci sono anche i vari social qui in basso, ragazzi, trovate ad esempio X, abbiamo Telegram, abbiamo Discord, io li seguo su X perché pubblicano vari post per quanto riguarda diciamo il progetto. Andando in basso c'è anche una sezione interessante, adesso la trovo subito, perché c'è un mind drop da 30.000 dollari, si può partecipare a questo concorso e c'è la possibilità di vincere uno dei 10 premi in palio, ciascuno del valore di 3.000 dollari.
quindi bisogna completare queste tasks qui, bisogna fare tutte queste cose per sbloccare poi la possibilità di partecipare al Mind Drop, così è chiamato qui, a questo contest. Quindi nel caso in cui vogliate farlo è gratis, potreste vincere. Mancano 164 giorni alla chiusura di questo contest, quindi nel caso dategli assolutamente un'occhiata. Detto questo, ragazzi, grazie mille a tutti per la visione di questo video. Noi ci aggiorniamo prestissimo con la prossima avventura. Vi ricordo, tutti i link sono qui in basso in descrizione per dargli un'occhiata. Ciao a tutti ancora e buona giornata.